No, io ho sentito telefonicamente un grosso, veramente un grosso, grosso artista, non disprezzando Mario Trevi, mi ha detto sì, sabato è vero che Napoli ha perso con il Festival di Napoli, però oggi, se c'è stesso Festival di Napoli, chi va a cantare? Sono pochi là che sono rimasti. E ha detto tutto bene, io non so chi è quest'artista, ha detto tutto bene. Per serietà non lo voglio dire, non lo dirò. Ma secondo me, insomma, ha detto tutto bene sotto l'aspetto che non ci sono più quei cantanti dell'epoca, ma questo non significa che non avendo quei cantanti dell'epoca non ci sono i cantanti oggi. Ma ce ne saranno dei buoni. Se ci fosse il Festival di Napoli un'altra volta, i dirigenti, gli organizzatori farebbero una grande selezione, sceglierebbero loro i cantanti all'altezza e che certamente farebbero la grande e bella figura, che perché i competenti, gli addetti ai lavori sanno anche che i cantanti bravi ci sono, perché a Napoli ci stanno ancora i cantanti, sì, non, è vero, non è vero che non ci sono, sono un poco sfaticati, cioè non lo piace studiare mattina, insomma, come da buon napoletano, sì, credono già di essere arrivati, o bar, svegliare un cappuccino, farsi la chiacchierata, la fumatina, eccetera, logicamente questo non significa fare l'artista. Fare l'artista significa che ti devi privare di fumare, devi privare insomma gli affici campagnati, ti devi privare i film nottati, insomma. Ma ci sono i cantanti, vabbè, ma le cantanti che stanno al Mario, ci stanno. Ma vedi, il Festival di Napoli si fa nella maniera di sempre. Noi, capite, per esempio, ma pure un Festival di Sanremo, no? Tu adesso vedrai il Festival di Sanremo e ti metti a ridere, tuo frate, capite? E logicamente, capite, pure un Festival di Sanremo non è più come quello di l'Edera, insomma, Vola Colombo, eccetera, eccetera. Chiaramente la gente non si vuole più soffermare a fare le cose di una certa entità e allora, capite, si fa tutto cose, insomma, all'anno 2000. Okay? Ma se questo fu un Festival di Napoli, per incominciare bene, dovrebbe riprendere quel 1971 che è stato sospeso là nel Teatro Mediterraneo con quelli canzoni là dove io dovevo cantare, che la famosa Striglia d'Ambè, che poi è uscita fuori nonostante che non c'era il Festival di Napoli.